senso che la cultura entra bene in questa occasione, anziché all'architetto Moro, che come sapete muore nel 2015. Ora, io sono comunque a molto piacere di essere qui per tante ragioni, naturalmente perché dirigo un servizio che comprende che l'espressione si trova in molte delibere degli anni 90, delibere della regione, si trova nella legge 18, ma sul finire degli anni 90 si è come dire, materializzata in almeno due territori citati dalla letteratura professionale. Pensate a libro scheletto di musei di Silvia Battagli, casi sono citati Modena e Ravenna. 10 anni dopo circa lo studio dell'Aspen Institute cita Ravenna. Quindi qui voi avete realizzato una esperienza cooperativa che è iniziata nel 97, che ha fatto tante cose con sostegno naturalmente dei piani museali dell'istituto. Voi avete visto stamattina le mie colleghe, io le citerò, a cominciare da Valentina Galloni, che nella ristrutturazione che ci siamo dati è la nuova più sistema museale regionale. La pianificazione è Patrizia Tamassia, che credo conosciate tutti, ma che ha accompagnato attraverso appunto i piani anche l'esperienza del sistema museale ravennate. Quindi non stiamo parlando di una cosa nuova, però tutte le cose vanno attualizzate. Ora noi dobbiamo cercare di ragionare in una visione più allargata come territorio regionale per alcune ragioni che vi dirò, perché ovviamente stiamo parlando della rete come forma organizzativa. Questa è una forma organizzativa che sta tra mercato, cioè il privato, e la gerarchia che è il pubblico. Questa dovrebbe essere una forma organizzativa appunto intermedia che pone in relazione diversi e li pone in relazione ovviamente per ottenere dei fini. Oggi dobbiamo porci il problema della sostenibilità dei musei, di ente locale ad esempio. Qui ci sono diversi musei di piccoli comuni, e i piccoli comuni ovviamente il problema non solo del museo ma anche della biblioteca, il problema della sostenibilità è un problema reale. Molti miei colleghi bibliotecari, con un approccio romantico, quasi da Sturmtrang, hanno spesso detto che ci vuole una biblioteca per il comune. Immaginate, dire così, naturalmente, come dire, sarebbe molto bello, ma non ci sono i principi di sostenibilità. Quello che noi dobbiamo insieme lavorare
è sulle reti. Ora, questo tavolo è un momento di riflessione. Noi come istituto abbiamo bisogno di punti di riferimento sul territorio per avere il polso, la dinamica, più di quanto noi ce l'abbiamo, con un più grande per il territorio, ma un punto di riferimento strutturato che ci aiuti a interpretare le esigenze del territorio e anche magari a costruire la pianificazione della legge 18. Quindi questo caso non dovete vederlo come sovrapposto ad altri che eventualmente esistono, o meglio, noi riteniamo che questo ci possa essere utile. Poi diciamo quale sia il tavolo dei territori, lo decidiamo. Lo decidete. Noi abbiamo scelto un taglio provinciale perché diciamo è un principio di economia organizzativa anche per noi. Questo vale anche per gli altri territori. Qui ha un valore poi particolare perché qui esisteva appunto un sistema. Quindi la cosa che vi dovete porre è se questo sistema che esisteva può essere mantenuto in questo contesto. Il contesto, diciamo, regionale, vi dovete immaginare come, diciamo, un sistema multiscale in cui ci sono cose che può fare soltanto il singolo museo, non può fare la regione. Interpretare le esigenze della comunità, dare un significato